Stiamo presentando per voi l'uovo in gabbia con crema di latte, grana padano e tartufo bianco e nero, no H2O, disidratato. L'uovo in gabbia nasce dal fatto che in Piemonte è uso comune nei ristoranti servire l'uovo in cocotte. Io l'80% delle volte che mangio l'uovo in cocotte non sono mai soddisfatto perché quasi sempre o l'albume è crudo oppure il tuorlo è troppo cotto. Allora, iniziamo innanzitutto dall'uovo. L'uovo lo cuociamo intero, a vapore, a bassa temperatura, siamo a 62 gradi, intorno ai 50 minuti, vengono raffreddati. Poi abbiamo la crema a base di latte, burro, tartufo bianco e tartufo nero, disidratati, pochissima panna, maizena. Maizena è la farina di mais, in questo caso è fattibile anche per i celiaci questo piatto. Il grana padano, un po' di sale, non metto pepe per evitare di dargli troppi gusti forti. Per dare un tocco croccante al piatto, abbiamo creato questi crostini, vengono solo oliati, cotti a una temperatura intorno ai 150-160 gradi, in forno. Qui ci sono i due prodotti, il tartufo bianco e il tartufo nero, disidratati, vedete, sono secchi. Se si rimette nel liquido ritorna il profumo e l'aroma che contraddistingue questo prodotto eccezionale. Potete notare comunque che è proprio vero tartufo bianco. Qui abbiamo la carta fata, che è una carta speciale per forno, può raggiungere oltre i 220-230 gradi. Andiamo a mettere un po' di crema, una consistenza cremosa ma non troppo densa. Poi prendiamo il nostro uovo. Lo rompiamo come un classico uovo da fare all'occhio di bue. In questo caso però avrà una consistenza molto cremosa. Faccio notare proprio la consistenza. Mettiamo un po' di sale perché l'uovo logicamente non è salato. Ricopriamo con un po' di crema. Andiamo bene, seguiamo bene il bordo, in questo modo qua l'uovo rimane chiuso dalla crema. E poi completiamo con un po' di grana, aiutandoci, sbattendo un po', così si compatta il tutto. Andiamo a chiudere il sacchetto, cerchiamo di lasciare almeno un dito perché cuocendo poi la crema tende a venire su e quindi si rischia di sporcare tutto il contenitore e anche la carta. Facciamo un semplice nodo, così sarà facile poi da sfilare al momento del servizio. Mettiamo in forno a 200 gradi, convenzione normale, per circa 6 minuti, 6 minuti e mezzo ed il piatto è pronto per essere servito. Acquistato una colorazione gratinata molto piacevole anche poi al palato, andiamo a togliere solo lo spago, lo sistemiamo qui nel piatto. Il cliente aprirà il sacchetto, noi gli serviamo i crostini e signori, buon appetito!